Sì, oh Signore, Tu ci hai raccontato tutta la nostra storia, oh Signore, la storia di tutta la nostra vita, oh Signore, che Tu hai trasformato. Oh Signore, ma ci hai dato occhi nuovi per poter vedere questa storia, perché noi l'avevamo già sentita raccontare in tanti modi, giorno per giorno, ma avevamo bisogno, oh Signore, di essere toccati da Te in un modo nuovo, perché Tu aprissi veramente i nostri occhi per farti riconoscere. Noi Ti abbiamo riconosciuto, oh Signore, Ti abbiamo visto, Ti lodiamo, Signore, Ti benediciamo. Lode e gloria a Te, oh Signore. Alleluia, lode e gloria a Te. Ti benediciamo, Signore. Ti glorifichiamo questa mattina, Signore, tutti insieme. Ti benediciamo, Signore, e Ti benedicono i giovani, gli anziani, i bambini, i sacerdoti. Tutti, Signore, vogliamo elevare a Te il nostro canto, il nostro giubilo, Signore, per questa storia sacra, Gesù. Ti benediciamo perché Tu, il Signore, l'Onnipotente, hai abbassato il Tuo sguardo su di noi, Signore, e noi Ti abbiamo visto, i nostri occhi Ti hanno contemplato, Gesù. E allora vogliamo benedirti per la Tua presenza viva in mezzo a noi, perché Tu, il Signore, l'Onnipotente, il Santo, sei sceso in mezzo al Tuo popolo, Gesù. Gloria a Te, Onnipotente, gloria a Te, o Santo, gloria a Te, o Re dei Re, o Signore dei Signori. Signore, Ti benediciamo con un cuore commosso e pieno di gratitudine, un cuore che stamattina più che mai ha il desiderio di ascoltare ancora la Tua voce. Signore, come discepoli, anche noi vogliamo incamminarci con Te questa mattina, con un cuore in ascolto, che la Tua parola, Signore, che la Tua presenza ci doni uno sguardo nuovo, che ci faccia leggere la nostra vita con i Tuoi occhi. Tu, Signore, hai ancora una parola per ciascuno di noi. Hai una parola per i giovani, hai una parola per i sacerdoti, hai una parola per noi, mamme, mogli, hai parola per ciascuno, Signore. E noi riconosciamo la Tua presenza in questo momento, che accogliamo con un cuore adorante, pieno di desiderio. Quanto desideriamo, Signore, quella parola che ci salva, quella parola che ci illumina, quella parola che ci guida. Signore, grazie perché ci sei. Grazie perché non abbiamo fatto memoria di un passato, ma di un passato che è un presente, che è un futuro. Perché Tu sei il Signore che ci sei. Facci riconoscere, Signore, questa Tua presenza. E dilata il nostro cuore alla gioia, alla gratitudine, all'ascolto. Vieni, Signore Gesù. Vieni, Signore Gesù. Ti riconosco accanto a me questa mattina, più che mai. E il mio cuore, Signore, non trova pace se Tu non sei a fianco a me. Voglio stare con Te, Signore, col cuore pieno di gratitudine, col cuore pieno di gioia, col cuore pieno di speranza. Voglio stare cuore a cuore con Te, Signore, per dire quanto sei grande, quanto sei meraviglioso, quanto sei bello. Maestro, Signore, amico, mio Signore, mio Dio, grazie, Gesù, Gesù, Gesù. Grazie. Vogliamo glorificarti, Signore. Vogliamo proclamarti il Re della nostra vita, darti gloria, far salire la nostra preghiera come profumo d'incenso fino al cielo, fino a far toccare il cielo, e glorificarti con tutto il cuore. Gloria a Te. Noi ti diamo gloria. Thank you.
tu ci hai fatti per te. Senta il mondo fuori dalle mura, c'è un mondo che vuole sentire la gloria.